Daniel Ciofani, il capitano, si è entrato e suonato la carica, Cremonese che si è svegliata al 70esimo, un po' troppo tardi. Sì, purtroppo eravamo sotto di 3 e nonostante tutto siamo quasi riusciti a pareggiarla, perché Di Gregorio sulla linea, non è successo, su un calcio d'angolo, non ricordo nemmeno, non so nemmeno cosa è successo, però non è bastato e siamo molto dispiaciuti e amareggiati. Senti, c'è stata una pesante contestazione dei tifosi, siete usciti anche alla fine del primo tempo tra i fischi, che cosa vi siete detti? Ma è che siamo consapevoli che i fischi fanno parte del gioco e sono, non dico legittimi, ma ci stanno nel mondo del calcio dopo tante giornate in cui sei ultimo e non stai facendo il primo tempo soprattutto. Non siamo riusciti a fare la prestazione come abbiamo fatto altre volte e quindi ci sta prendere i fischi, ma il nostro dovere è sempre ripartire e reagire a prescindere dai fischi, perché poi c'è stato un momento nel secondo tempo che quei fischi si sono tramutati in carica e noi siamo andati vicino a ribaltare una partita dal 3-0 al 3-3. Non ci siamo riusciti, ci dispiace, alla fine sono stati fischi, ma li rispettiamo. Noi, chi come me è da tanto tempo qui sa che cosa può dare questa tifoseria. L'ho ricordato anche ieri, dopo la sconfitta con l'Ascoli, dove sembrava avessimo perso la massima serie, sono venuti in tantissimi a Como in tutta la settimana, ci hanno detto noi ci crediamo e noi abbiamo dato seguito a quello che era il sentimento della città. Adesso mi sento io di fare questa sorta di appello, di crederci, continuare a crederci. So che i tifosi ci aiuteranno in questo, perché non è finito niente. Naturalmente siamo amareggiati per i risultati, ma abbiamo il dovere morale di crederci per noi stessi, per onore di questo sport, di questa città, di questa proprietà e di questi tifosi. Ci racconti un attimo il tuo gol? Ci alleniamo spesso con Valeri, gli dico come la palla che mi piace di più, ha messo la palla che io riesco a attaccare meglio, me l'ha messa in testa fondamentalmente, però la palla sul secondo palo e ho colpito prendendo in controtempo il portiere. È un momento in cui è messa anche in discussione la posizione dall'allenatore, da giocatori, come si vive una situazione del genere? Ma guarda, io in carriera è capitato di avere allenatori che vengano esonerati e questa è una sconfitta da parte del personale e del gruppo, quindi quando poi paga l'allenatore per tutti è una cosa negativa e che comunque è più facile naturalmente mandare via una persona che tanti giocatori, ma siamo responsabili tutti, lui pagherebbe nel caso responsabilità di tutta la squadra e anche della società, perché comunque sia siamo tutti sulla stessa barca, però ecco, noi cerchiamo di dare il massimo sempre comunque, e per il momento ecco non so che altro dire.